In questo video andiamo a vedere il funzionamento della scheda di protezione per 5 batterie in serie al litio con la BMS 3 in 1 da 25 A. Con esso è possibile ottenere sui morsetti P- e P+ una tensione di 21 V, 4,2x5, e una corrente massima di 25 A. Come protezione? La BMS protegge da sovraccarica, sovrascarica, cortocircuito e da sottotensione. Questo PCB protegge le batterie configurate in 5S, 5 batterie collegate in serie, da un eccesso di carica e scarica. Da schema possiamo vedere i collegamenti dei morsetti della BMS alle batterie. Ai poli P+ e P- vengono connessi il caricatore e o il carico. B- e B+ vengono connessi gli estremi negativo e positivo relativo al pacco batterie 5S. I restanti contatti vengono collegati nelle connessioni dette mediani della serie e sono contatto A, B, B1, B2. Con i supporti creiamo il sistema 5S, cioè 5 batterie in serie. Dalle batterie precedentemente preparate per le connessioni mediane, aggiungiamo dalla quarta batteria alla quinta batteria. Alla BMS si collegano i cavetti per poi collegarle alle batterie e in questo caso si collegano su tutti i punti.
Ora passiamo a collegare la BMS alle batterie rispettando le polarità e le posizioni mediane. Se non sei iscritto ancora al mio canale, clicca su iscriviti e attiva la campanella. Una notifica ti avviserà ogni qualvolta pubblicherò un video. Con l'aiuto di un convertitore DC-DC regoliamo la tensione e il caricamento a 21 volt. Con il tester verifichiamo i valori di tensione dei singoli punti iniziali e finali. Punto possiamo collegarci a un carico con tensione 21 volt tramite questo pacco batterie.